Nino, quindi vai tu al Lago Negro al posto mio. Sì, ti lascio qua. No, ma sai che non ti vedo con i pantaloncini da una vita? Vero? Beh, mi sono messo i pantaloncini per guardarmi a te. E finisci di riprendermi. Mami, sei pronta? Sì, amore. Andiamo, dai, prendete la macchina e io vengo in moto. No, voi state attenti, dai. A tutti quelli che mi hanno detto: dai Federico, ti sei avvicinato a casa per la prossima stagione, vorrei rispondere così. Mammi, qual è la specialità di oggi? Cos'è? Cosa mi hai preparato, bambina? Cotolette di pollo. Che viaggio sarebbe? Senta la cotoletta del pollo. È più buona del solito, perché? Perché l'hai fatto con amore. Dov'è il telefono? Ti guida adesso? Tu! Allora ci vediamo domani mattina al Lago Negro. Sai che se pigi un po' di più il pedale e l'acceleratore la macchina va più di 90? La strada era brutta, però quella che hai fatto tu ieri era brutta. Mm-hmm. Purtroppo mi è capitata quel pezzo difficile. Quel tratto di strada con curva. Comunque tutti i limiti di velocità li hai rispettati. Sì, 80. 80, 70. No, 70 no. 70, no, infatti no, più no. Curva 70 inchiodato ti stavo vedendo dentro. No. Minimo sono andata a 80 e sono arrivata pure a 110-120. 110-120 l'ho fatto pure. Infatti qua la società mi aspettava per la prima giornata di ritorno. Mami, com'è sta strada? Non dirmi che ti stai vomitando. Ma ci vuole poco, vai piano. Vai piano perché veramente vomito. Cioè? Anche arrivare qua con la moto. Monti la tenda. E dormo qua. E dormo. Oh, affanculo. Affanculo, va. Tu ti ricordi poi questo? Certo, quando muoro. Avete poi questo ricordo. Benvenuti al Lago Negro. Ovviamente, per chi non lo sapesse, ho cambiato squadra. Da Verona sono passato a Rinascita Lago Negro, che militerà in A2. E dopo aver effettuato i test sierologici, fortunatamente tutti negativi, e abbiamo fatto la presentazione col presidente, staff, società. Innanzitutto, penso, presumo che ognuno di noi sia in questa società per un obiettivo, no? E anche per un motivo personale. E la cosa importante sicuramente sarà quella di mettere insieme tutte queste cose, cercare di fare un gruppo coeso e insomma che anche nei momenti di difficoltà possa stare unito. Ho parlato anche molto con Giancarlo, ha detto che Lago Negro comunque è una società che negli ultimi anni si è sforzata a far bene, nonostante anche quest'anno le difficoltà causa coronavirus. Che sia tutti veramente mettono il massimo impegno in quello che fanno, però si vede che lo fanno con amore. E questa è una cosa che mi è subito balzata all'occhio, quindi insomma, speriamo di continuare così. Ecco. Bene, grazie. Vai Spada, allora. Oltre ad essere un bellissimo ragazzo, no? Cosa siamo venuti a fare qua? Visite mediche. Io ho portato ortodonzia sia da piccolo e poi quest'estate ho fatto questo trattamento con l'Invisalign di 7 mascherine. Quest'estate? Sì. Devo stare fermo, immobile, non devo parlare. Esatto. Come mai sono così enormi i valori? Sì, che poi vediamo la vista fisica che hai fatto, nonostante il bravo. Quindi? Da lì il destro continuava a farmi un po' male. Maretta ha parlato di ombra. 32,5. Addome? 86,5. Thank you.
Chiudo. Ma chiudi proprio la palestra, chiudi. Qua i ragazzi non hanno più voglia di lavorare, quelli giovani sono lì che guardano, non fanno niente. Lavorare, lavorare. Spieghi perché faccio bicipiti e mi cresce il polpaccio. Occhio che l'ultimo che faceva quel sorrisino poi se l'è messo in un'altra parte. Mi hai detto che ti chiami? Io? Sì. Francesco, Francesco, ti iscrivi al mio canale YouTube adesso, vero? Scrivi Federico Marretta. Ok. E ti iscrivi, va bene? Grazie. Va bene, grazie. Ciao kids, ti ringrazio, mi fa male ancora il culo. Ciao. Mazzo, come stai? Bene. Ma insomma, ti ho visto un po' in difficoltà quest'oggi, Madonna, sta pianta di kiwi, che feto che fa. Paura e soldi mai avuti, Mar. Adesso mi servi, mazzo, adesso mi servi! Grandi raga, bravissimi! Buon lavoro! Buono! Buttalo sotto! Mazzo, com'è andato? Alla grande ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! Questo primo cardio! Da due giorni, forse! Questo allenamento di cardio è stato veramente faticosissimo! 40 secondi di lavoro, 20 di recupero, 8 stazioni, la morte è mia! Igor, beato te. Beato te che non capisci un cazzo. Oggi, come avevo detto prima, era una seduta molto tosta. Ok, molto tosta. Andava anche leggermente oltre alcuni limiti che mi ero posto negli anni passati. E sono veramente soddisfatto. Avete fatto un lavoro eccellente, tutti, tutti. Perché ho visto che avete messo il massimo impegno. Facciamo il saluto, la condivisione di sudore. Oh, so! Ragazzi, siete pronti per questo primo allenamento?